Bella e Gigi Hadid, la foto da bambine fa impazzire Instagram. Ogni tanto è bello ricordarsi dei vecchi tempi, di quando si era piccoli e ancora non si sapeva che tipo di futuro si avrebbe avuto davanti a sé. Ed è così che appaiono Bella e Gigi Hadid in un loro scatto di molti anni fa. Sorridenti, felici, bionde e senza pensieri, eccole Bella e Gigi Hadid mentre assaporano i loro primi anni di vita ignare del magnifico futuro a loro riservato. Baciate dalla fortuna e dalla bellezza, sono cresciute insieme diventando piano piano la migliore amica l'una dell'altra, con solo un anno di differenza, è stato facile cementificare il rapporto e diventare confidenti, cosa che non accade sempre tra le sorelle, basti pensare a Kylie e Kendall Jenner. Eppure Gigi e Bella Hadid hanno deciso di condividere tutto, anche la professione, spinte dalla madre Yolanda, top model della scorsa generazione, hanno deciso di intraprendere la via della catwalk, e abbracciare il patinato mondo della moda. Seguendo gli insegnamenti di Yolanda poi, non si sono limitate a fare solo le modelle, ma hanno avviato delle collaborazioni con delle case di moda, realizzando le loro personali collezioni che ovviamente hanno spopolato tra i teenager. Un rapporto privo di gelosie. È raro vedere Bella Hadid senza Gigi Hadid, perché le due sorelle non solo lavorano insieme, ma sono anche migliori amiche. Eppure c'è chi, forse per amore del pettegolezzo, a volte vuole mettere in giro brutte voci sul loro conto, parlando di una competizione che in realtà non esiste. Ed è stata proprio Bella Hadid a voler chiarire questa faccenda, mettendo a tacere una volta per tutte le malelingue che parlano di rivalità tra le due modelle. La maggior parte delle volte i nostri mercati sono molto differenti. E se ci prenotiamo per un lavoro e lei viene presa o io vengo presa, siamo felici per l'altra. C'è abbastanza lavoro in questo mondo per tutte e due. Non c'è quindi motivo di essere competitive o di arrabbiarsi. Se prendono lei sono contenta, ha detto Bella, chiudendo questo discorso a tratti anche un po' fastidioso. Tanto che ha rivelato scherzando poi, che nel caso dovessero assumere Gigi e non lei, tanto di guadagnato, la sorella le regala un paio di scarpe. Non è poi così male essere rifiutati allora. Mentre Gigi Hadid ha iniziato a fare la modella sin da subito, le cose non sono state così per Bella, che invece voleva diventare una cavallerizza professionista. Il contagio del morbo di Lime gliel'ha impedito e ha deciso così di ripiegare sulla fotografia, iscrivendosi a una scuola per intraprendere questa carriera. Forse proprio l'attaccamento a Gigi però, l'ha spinta a iscriversi alla sua stessa agenzia per provare a lavorare in questo mondo. In men che non si dica tutti volevano lavorare con le sorelle Hadid, che oggi sono tra le modelle più richieste di tutto il mondo, saltano da una fashion week all'altra e da un set fotografico all'altro, e tutti si chiedono quando hanno un po' di tempo libero. La risposta è quasi mai, ma per adesso sembrano felici così.